Sono più di 100 anni che l'osteria Sciancalegn, sulla via Virgiliana a Bondeno, accoglie i clienti nei suoi locali. Da sempre la preoccupazione è quella di accontentarli ed è per questo che ogni mattina si tira la pasta per i tortelli, si preparano arrosti e si cercano nuovi modi per farli stare bene. La caratteristica è un arredamento tipico dell'osteria. Un ambiente caldo, sereno e accogliente. 50 posti a sedere divisi in 3 spazi ben curati. La cucina della chef Antonella ricorda all'avventore tutti quei sapori propri della tradizione ferrarese. Dunque, la mia cucina è una cucina tradizionale del territorio, è un'osteria Sciancalegn che è qui dal 1903, per cui sono più di un secolo che è a Ponte Rodoni di Bondeno, e la nostra è una cucina ferrarese rivisitata con anche piatti nazionali, non soltanto prettamente emiliani. E trattiamo carne, verdure, abbiamo una cucina stagionale, ovvero cambia a seconda delle stagioni con i prodotti del periodo. Tra i riconoscimenti all'osteria Sciancalegn anche il marchio Ospitalità Italiana rilasciato dalla Camera di Commercio di Ferrara. Nel 2005 abbiamo vinto la sfida nazionale del tortello di zucca organizzato dalla Slow Food ed eravamo a Reggiolo e abbiamo vinto con il nostro cappellaccio di zucca al ragù di coniglio. Cosa prova lei quando è in cucina? Mi diverto. Nonostante siano 30 anni che faccio questo lavoro, mi diverto ancora. Secondo me è fondamentale in questa attività avere ancora un buon rapporto con la clientela e il piacere di stare in cucina, di inventare nuovi piatti e di curare quello che si sta facendo. Come considera lei il cliente che entra nella sua osteria? È un mio ospite, cerco di accoglierlo, di farlo star bene, che senta l'informalità dell'osteria. Il mio sì è un ristorante, però ci si può stare serenamente, ecco, senza l'etichetta di posti dove si deve stare tutti sulle spine. Qua penso che si possa stare tranquillamente a proprio agio. Se lei fosse un piatto, cosa le piacerebbe essere? Oddio, io adoro la carne e vorrei essere un succulento arrosto, penso che sia quello il mio piatto preferito, quello che mangio più volentieri e vorrei assomigliare a quello. Alla osteria Sciancalegn una vera rassegna di sapori e consistenza della cucina ferrarese. È chiusa il lunedì.